qui a fare testimonianza di un impegno, di un lavoro, di una preparazione che davvero ci fa onore e che deve essere motivo di soddisfazione per tutti gli italiani. Si sta sviluppando qui questa tecnica con i cosiddetti cani molecolari, che è una tecnica all'avanguardia. Sappiamo bene che oltre alla Federazione Svizzera è c'è solo in Italia oggi questa possibilità di avvalersi di questi animali che sono assolutamente eccezionali e che dopo aver dato prova della loro capacità negli Stati Uniti finalmente anche in Europa possono essere messi a disposizione della protezione civile, del soccorso alpino per andare a ritrovare chi si è perso o chi ha avuto problemi. Questo è un ulteriore passo avanti nella crescita e nel miglioramento tecnologico e qualitativo del nostro sistema. L'impressione di essere stato ritrovato da un Blue Dan qual è stata? Piacevole e anche sorprendente, perché abbiamo fatto un bel giro, abbiamo ovviamente cercato di depistare, come si dice, no? E poi ci siamo piazzati in un punto particolarmente difficile da individuare per tutta una serie di situazioni ambientali, ma lui è arrivato sparato, ha trovato subito me e il presidente che stavano lì ad aspettare, mi ha abbracciato, ci siamo abbracciati, quindi il salvato ha abbracciato il salvatore. È un coronamento del lavoro che portiamo avanti costantemente, tutti i giorni. I Blue Down stanno dando dei grandi risultati insieme ai cani da superficie. E grazie al contributo della Protezione Civile possiamo portare in Italia due nuove esperienze, che sono quella dei Blue Down, ampliarli, passare da 4 a 8 unità. E una seconda cosa fondamentale che qui non vediamo, che non possiamo pensare in queste montagne, che è il progetto di una camera iperbarica mobile che dovrebbe essere allestita entro il mese di agosto su un furgone integralmente finanziata dal Dipartimento e che servirà da appoggio per le squadre nostre di alto profondisti e non solo, perché come sapete la camera iperbarica ha funzioni anche di preparazione medica in casi di sindrome da schiacciamento e da altro. Tutto questo lo si può fare con una sinergia di forze, di intendimenti e di volontà che trascendono le montagne o il mare, perché il soccorso alpino c'è da una parte e c'è dall'altra, ma soprattutto vanno avanti grazie alla volontà. Alla nostra volontà, di tutti i nostri volontari e alla comprensione delle istituzioni, in particolare del Dipartimento, in cui possiamo dire che il soccorso alpino ha non dei partner ma degli amici.